ripitturare la porta della casa. Corby, grey green, verde, verde grigio, e praticamente ha messo a lavoro tutta la famiglia. How old do you feel? 25. I'm 5? Yeah. How old do you feel? 75! Yeah. I don't have any money. Where's my child? Yeah. La preparazione... La preparazione è la cosa più importante. Ho capito. Nicomi ha lasciato il lavoro più palloso da fare. That's a take. What did you learn, eh? Last night. Cacciona. How are you doing, mamma? Oh, it looks beautiful. Wow, look at you. Bravo, amore. Ma sei bravo, amore. See. You're mature enough. Hey, be careful, okay? So, yeah. Whoop. Myself. I will almost be all by myself. La pazza. Guarda la pazza. Mamma mia, guarda. Oh, la pazza. Guarda la pazza. La pazza. Perché mancava Home Depot? Il negozio preferito sono un tipo, ragazzi. Home Depot, grande. Può cambiare tre maniglie delle porte. Mi sta facendo diventare pazzo. Ma chi lo deve fare? Il sottoscritto. Andiamo. Nicole sta martellando con mille cose. Compra questo, compra quello. E compro la pittura, e compro il pennello. Ma per la parete grande non ci vuole il pennello. Non mi ricordo più cos'era. Dai ragazzi, uno, due, che devo fare un po' di aggiustamenti particolari. Vediamo se funziona, se no lo torniamo. Questo non so, attenzione che questo qua per andare giù, tiro su, no questo va giù, ok, questo va su, la cima va giù sotto, ok, questo è un po' di merda. Ah, we need to put the other thing first. Ho deciso di mettere sul portile, ok, un casino. C'è un po' d'acquetta, eh. La lubrificazione. Quindi sembra giusto, questo va sulla tela, questo va giù, questo va dentro qua, Gabriel. Entro, lo attacca giù, esci, fai un bel giretto, uno, due, chiudi. Now, we need a rope right here. La cordicella. C'è una cordicella. Sì. Già attaccata, eh? No, non è attaccata. Mi prendo da tutto. Sì. Eccolo. Uno. Due. Ah? Eccolo.
cazzo, io. Bravo. Boom. Fatto. Carinissimo, guarda che bellina che è sta marchetta. Yeah. Pronta per andare a fare un test di vela. Guarda che carino qua. Bello, bravo Gabriele. Adios Gabrielitos. Siamo su questa barchettina vela che è troppo carina. Molto piccola e molto instabile. Ma c'è prima di andare a guantare il vento che è proprio qua davanti a me. Timonella. Andiamo Gabrielito. Devo mettere in ginocchio. La padella qui non mi serve. Scavi, hai file? Allave! Scavi, hai file? Timonella, vai di giorno! Come on, let's go! We got it! She's moving! Of course she's moving! It's a real boat, a sailboat, no power. Dico sempre che le barche giuste, le barche vere sono le barche a vela, non le barche a motore, ragazzi. Scusatemi, ma me lo devo dire. C'è una morta di vento qua, diagonale, così prendiamo più velocità. Andiamo giù proprio, senti da che arriva, bravo, jive. Che spettacolo. I ginocchi bagnati. Ginocchi bagnati. Facciamo una bella jibata. Attenzione ragazzi. Tac, vediamo un po' com'è di tac. Frena la mula. That was fun. Divertente. Prego. Carino. Va bene, per questo tre persone e un motore da 2 cavalli. 1, 2 e il terzo. Carino. Barchettina per bambini, giusto per imparare come si gestisce il peso. Andiamo!